Troppe code al pronto soccorso, estenuanti le attese per un intervento. E allora ecco la novità, la nuova palazzina per le emergenze e urgenze, che consentirà all'ospedale Santa Croce di Fano di compiere quel balzo in avanti atteso da tempo. L'edificio di oltre 4.000 metri quadrati offrirà soluzioni innovative per garantire continuità al lavoro del personale medico. Verrà ripristinato anche l'ingresso originario di via Vittorio Veneto, ma a fare la differenza sarà ciò che troverà spazio all'interno della palazzina. Vale a dire, tra le altre cose, il pronto soccorso e diversi posti per l'osservazione breve e per la medicina d'urgenza. La medicina d'urgenza è molto importante perché ci permette di stabilizzare i pazienti, di rimetterli nei reparti ordinari o, se necessario, addirittura, se possibile, di mandarli a casa. Insieme alla fase d'emergenza, che sarà dotata di un sistema, di una struttura radiologica specifica, quindi accelerando i tempi diagnostici con tanto di TAC e di esami radiologici tradizionali, avremo sempre in questa palazzina le sale operatorie. Questo è molto importante perché il paziente che arriva al pronto soccorso ha necessità di essere operato immediatamente, non entra nel percorso chiaramente delle sale operatorie ordinarie, ma queste quattro sale, di cui una ibrida, che ci permetterà quindi di fare interventi ancora più complicati, a disposizione della rete dell'emergenza. Oltre a questo avremo i posti letto di terapia intensiva, sia per pazienti normali che per isolati, e i posti letto di UTIC. Naturalmente non bastano le mura, ma servono poi personale da poter mettere insieme e voi sapete che spezzettare rende inefficiente il sistema, ma in questo modo non lo è, perché viene preso in blocco tutto quello che era relativo all'emergenza e portato in una palazzina nuova, più efficiente, con dei percorsi molto più puliti e più rapidi. E quindi si spera di poter risolvere un po' il problema annoso delle file al pronto soccorso, delle risposte inadeguate per le sale operatorie. Quindi miglioriamo la struttura per rendere più agevole il percorso non solo per i pazienti, ma anche per i nostri operatori, perché io credo che lavorare in una struttura confortevole, una struttura diciamo che possa essere molto più snella e più agile rispetto a quelle che hanno, ci dà un pochino più di sollievo. La palazzina spunterà al posto dell'attuale parcheggio del pronto soccorso, mentre i posti auto si sposteranno nell'area verde adiacente. Tutto pronto, possibilmente, entro il 2026. Beh, una bella risposta a chi parlava di depotenziamento delle strutture sanitarie ospedaliere del nostro territorio. La giunta Acquaroli ha solo un obiettivo: restituire il diritto alla salute ai cittadini marchigiani. Questa ne è la riprova nella terza città delle Marche, che serve due valli, la valle del Metauro e la valle del Cesano, in rapporto con l'ospedale di Pergo, con l'ospedale di Urbino, con il vicino e importante ospedale di Epesaro, con altre strutture che vogliamo potenziare sul territorio. Questo che cosa significa? Un investimento già di 25 milioni di euro per l'ospedale Santa Croce di Fano, che è strategico nella rete, un investimento di 25 milioni di euro che darà vita ad una nuova palazzina delle emergenze e urgenze a 1070 metri quadrati a piano per quattro piani. Poi i riflettori si sposteranno sul blocco B del Santa Croce in un'ottica di espansione e di rivalutazione dell'ospedale fanese. L'ospedale di Fano deve tornare a tutti gli effetti un ospedale all'avanguardia dal punto di vista delle prestazioni sanitarie, ma anche dal punto di vista strutturale, perché se le strutture non sono adeguate, purtroppo questi ospedali sarebbero stati destinati alla chiusura, così come la giunta precedente aveva sostanzialmente stabilito.